Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Allora, oggi è una giornata così e così, la temperatura è comunque buona, siamo dopo la stagione delle piogge, questo è il momento migliore per venire in Tanzania, da qui fino a novembre. Novembre e dicembre sono un po' più umidi. E quindi insomma mi aspetto dopo un sacco di acqua quest'anno di avere almeno 3 o 4 mesi di asciutto e di caldo. Oggi sono con due amici che mi sono venuti a visitare da Salerno, una coppia, e ieri addirittura abbiamo battuto un record. Poi parliamo di oro, però quello che riguarda il piano B e piano C sono venuti a prendere la residenza. Ieri abbiamo battuto il record perché siamo riusciti a prendere la residenza in 1 giorno e mezzo. Immaginate. E quindi bene così, è andato tutto bene. Adesso sono al resort, tranquilli. E adesso se oggi si prendono un giorno di riposo e domani li porto a fare un bel giro nel centro commerciale di Dar es Salaam. Allora, oggi parliamo di oro e sapete che io ho sempre tante cose, no? Da dirvi. Oggi parliamo di una cosa abbastanza documento abbastanza intrigante. Buongiorno Erika, buongiorno Trick. Un documento abbastanza Buongiorno. intrigante che è relativo praticamente al testamento di Ferdinand Eldrin Marcos, il presidente famoso delle Filippine. Allora, l'argomento è molto molto complesso. Io ve lo accennerò adesso. Brevemente, ci sto ancora lavorando, è un documento che ho scoperto in America tanti tanti anni fa, è un po' controverso e quindi bisogna sempre usare il condizionale in questo caso, però siccome inerente all'oro, ricordate nelle settimane scorse vi ho dato la notizia, non so se sia poi vera al 100%, insomma, in teoria, secondo me, tecnicamente si può creare oro in maniera artificiale. Se da una parte ci si mette, si fa, cioè, si considera questo aspetto, che quindi nelle centrali nucleari si possono creare non solo oro e argento, ma anche altri metalli a volontà, c'è solo il limite dei costi, che tanto poi vengono ammortizzati dalla centrale nucleare che ce li fa pagare a noi quando poi ci vende l'elettricità, no? Quindi per loro costi non ce ne sono. E dall'altro poi si considerano documenti come questo, per cui esisterebbe un'enorme quantità di oro stoccato poi nelle varie banche del mondo, proprio a livello planetario. Quest'oro non è tutto nelle Filippine. Naturalmente ci si rende conto che la cosa positiva è quella che l'oro c'è, ce n'è a sufficienza e ce ne sarebbe appunto a sufficienza per far vivere probabilmente tutti gli abitanti della Terra in maniera più che decente, come probabilmente una famiglia medio, di livello medio, no? Livello medio poteva vivere. Vive anche adesso se ha possibilità economica, naturalmente, però costa molto di più, con tutte le agiatezze che potevano avere negli anni 60, 70, 80, tutto, in tutto il mondo, facendo un calcolo sommario di quello che ho fatto io, di quello che ho detto io. Allora, ripeto, ora vi faccio un'introduzione molto, molto semplice, e poi però oggi ci soffermiamo. Nell'analisi facciamo un pochino una cosa legata alla simbologia, no? A cose che ho trattato anche nella trilogia, legata a quella che si chiama cover page, cioè la prima pagina di questo certificato del tesoro, che sarebbe un Treasury Certificate of the People of Philippine Islands, no? E quindi un certificato di questo tipo. Allora, questa è la storia di dell'oro, perché sapete, l'oro si fanno le guerre per l'oro, no? Se avete visto quello che è successo a Marcos, chissà che tutti i problemi che poi ha avuto, no?
non siano stati proprio collegati a questo certificato, che guarda caso nel quale si vanno a analizzare le date con l'Imano, no? Con tutti poi i problemi che lui ha avuto nelle Filippine, l'arresto, eccetera, eccetera. Guarda caso. Allora, questo è un documento che proverebbe, sosterrebbe che Marcos, in maniera abbastanza rocambolesca, però ereditando questo oro stoccato nelle Filippine da anni e anni e anni, perché le Filippine in passato sembra fossero, sono talmente belle, no? Sono le Filippine, è un paradiso effettivamente, erano considerate come una sorta di paradiso spirituale e secondo me anche paradiso fiscale, perché poi ricordiamoci sempre che l'interesse economico è quello che... Buongiorno Duilio. Buongiorno, ti vedo adesso. È quello che ti dà poi l'input, no? In tante situazioni. Questo oro veniva dalle razzie dei mongoli, dalle conquiste dei giapponesi. Insomma, sembra che questo oro, in maniera abbastanza rocambolesca, sia finito. È stato, no? Sapete, ci sono tante isolette, no? Nelle Filippine. Quindi, diciamo che dal punto di vista anche pratico poteva diventare molto, molto pratico e molto anche intelligente andare in una di queste isolettine che non controlla nessuno e fare una buca e scavarci l'oro. Ora può sembrare una cosa molto romantica, ma effettivamente è quello che poi hanno fatto. Cosa è successo? È successo che quando Marcos è morto, avendo in carico tutti questi conti che hanno proprio anche dei nomi, uno si chiama il conto bianco del Vaticano, tanto per cambiare, è chiaro che di dietro c'è questa operazione, c'è il Vaticano, 100%, se no non vi fanno fare quasi niente. Poi naturalmente ci sono gli Stati Uniti, la CIA, tutte queste altre belle cose. Ha fatto un testamento e ha messo tutto quest'oro, tanto per cambiare, sotto trust. Vedete quante cose collimano? Quindi nessuno può toccare quest'oro. Cioè, possono distruggere Marco, possono fargli tutto quello che gli vogliono fare, ma come vedete l'oro è ancora lì. Quest'oro è poi passato per disposizione dello stesso Marco a un suo nipote, che è adesso ufficialmente ancora il re onorario delle Filippine, che si chiama Martin, ed è lui quello che si chiama il trustor, cioè il trustee, quello che gestisce e che ha il potere indiscusso di fare di quest'oro quello che vuole, rispettando però le volontà di Marcos. Quindi, in due parole, cosa è successo? Nel 1967, secondo questo documento, si sono riuniti tutti i paesi del mondo, tutti, c'è addirittura la Santa Sede. La Santa Sede, il Vaticano non fa parte nemmeno dell'ONU, no? Fa parte di quasi nessuna di queste organizzazioni. Guarda caso, c'è la firma anche del rappresentante del Vaticano, il Cardinal Bertoni. Questo documento, ci sono tutte le firme dei vicepresidenti, dei presidenti in carica in quel momento, nel 67, se li andate a vedere, corrispondono tutti, e dei primi ministri, scusa, sì, dei presidenti e dei primi ministri di tutte le nazioni del mondo. Poi ci sono tutte le banche, e poi c'è la lista di tutte le banche del mondo che hanno ricevuto questo oro, e che quindi è nei propri cavò, perché non si poteva tenere tutto l'oro per volontà di Marcos. Quest'oro doveva essere distribuito al 50% per migliorare la qualità della vita dei filippini, e per l'altro 50%, cioè scusate, 50% doveva essere destinato a beneficenza, e l'altro 50% doveva essere tenuto come riserva. Il 50% destinato a beneficenza, mi sembra, nel 70% doveva essere utilizzato a favore dei filippini, l'altro 30% a favore di tutti gli altri abitanti del mondo. Vabbè. Purtroppo,
per tutta una serie di ragioni, questo 50% a beneficio dell'umanità non è mai stato utilizzato ed è ancora lì, per ragioni che si possono intuire. Però, come vedete, l'oro è lì, è sotto trust e non possono andare lì a rubarlo, non lo può rubare nessuno, è sotto trust, perché hanno firmato un documento, secondo la legge internazionale, una volta firmato questo, riconoscono a queste banche che gestiscono il business di questa, insomma, c'è scritto anche in questo documento, no? C'è una banca che si chiama ASBLP, che è quella che gestisce la holding del re Anthony Santiago Martin Jr. Quindi lui c'ha anche una holding che ovviamente usa capitali da questo oro per finanziare i progetti, però naturalmente fa poco o niente secondo me, perché tutto l'oro che hanno a disposizione ne usa sì o no lo 0,0001%. Allora, per concludere questa presentazione, siccome io sapete, voglio poi arrivare ai numeri, no? Perché se no si fa un altro bla bla bla. I numeri sono i seguenti. Vi dico delle cose così, ecco, tirato fuori al volo, così almeno vi fate un pochino un'idea. Allora, eccolo qua. L'equivalente in dollari al 1967, quando è stato firmato questo documento, di cui poi vi dico, è curiosa questa cosa, corrispondeva a 431 quadrilioni di dollari. 431 quadrilioni di dollari. Ora, facendo il corrisponde, e all'epoca, in quell'epoca lì, se si va su internet e si fa la ricerca, si vede che il prezzo all'oncia, ricordatevi che ufficialmente il prezzo dell'oro è sempre all'oncia, eh? Walter è ritornato. Il prezzo all'oncia era di 33 dollari, immaginate adesso è quasi 2000. Quindi quando si fa una proiezione del valore di questo oro stoccato un po' in tutto il mondo ad oggi, vengono circa più di 2000 quadrilioni di dollari. Cioè, questo oro qui è oro, ovviamente, posso dire, è oro che se utilizzato anche in minima parte, un 5%, fatevi i vostri conti, servirebbe per annientare in un secondo tutto il debito pubblico di tutto il mondo e ci avanzerebbero ancora dei soldi. E questo non occorre, diciamo, richiamare, utilizzare questo conto qui, perché già la BIS, io ho presentato nella trilogia, ha fondi di oro a sufficienza per fare questo in un colpo d'occhio, però evidentemente non lo vogliono fare. Allora, un'altra cosa così curiosa da dirvi, io mi sono fatto un po' una copia, no? Ho fatto una copia dall'inglese anche all'italiano. Per esempio, facciamo degli esempi. Alla Banca Centrale d'Italia è stato dato un controvalore, sono state donate 500 tonnellate d'oro. Alla Banca Popolare Veneta 700 milioni di dollari equivalenti in oro, alcune volte sono espressi in valore assoluto, alcune volte sono espressi in peso. E così avanti, cioè, ci sono le banche che hanno ottenuto quest'oro, sono Banca Centrale d'Italia, la Banca Popolare Veneta, Banca Intesa, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare dell'Alto Adige, ci sei anche te, credo, Walter, no? Alto Adige, no? Alto Adige sei di là. Sì. Banca Popolare di Milano, sì, Banca Popolare di Verona, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, che ovviamente, siccome è la banca che lo sapete, da qua si paga le tasse, in teoria non dovrebbe mai fallire una banca che paga le tasse. Infatti c'ha un suo neanche, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dovrebbero essere 5.000, all'epoca 5.200 trilioni di dollari di controvalore in depositi, Cassa Depositi e Prestiti, Credito Italiano, Mediobanca, San Paolo, Unicredito. Poi
Poi c'è la Banca Nazionale Svizzera, io non so neanche come leggerlo questo numero qui, perché ci sono talmente tanti zeri, non so se saranno 30 o 40, che è illeggibile a mio avviso. E va bene, poi c'è la Banca Centrale della Tanzania, sono andato a cercare anche quella, con 20 tonnellate d'oro, equivalenti a 500 miliardi di dollari o 50.000 miliardi di dollari. Io non so leggere questi nomi, magari Walter leggerebbe meglio. La Banca Centrale delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dell'Unione, l'URSS, la vecchia URSS, un numero anche questo qui spropositato. La Banca Centrale del Vaticano, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tutte le altre, sono tutte le banche del mondo. Ora, però oggi avete, ecco, faccio una, adesso mi fermo un attimino, avete per caso domande da fare, curiosità, domande, via. Una cosa un po' particolare questa qui. Scusa Max, una domanda perché no, è andato via un po' l'audio quando parlavi delle varie banche. Quella dell'Alto Adige qual è? Aspetta, dico subito. Banca Popolare. In che C'è ancora anno è stato fatto? Sì. Nel 67. 67 non esisteva ancora la Popolare dell'Alto Adige, c'erano tre separate distinte banche, Popolare di Bolzano, di Merano e di Bressanone, che nel 92 si sono unificate nella Popolare dell'Alto Adige. Nel Ma te... 2007? nel 2007 erano già tutte insieme e la cosa potrebbe essere legata al fatto che una curia molto importante è quella di Trento. È stata acquisita come cliente qualche anno prima e credo che potrebbe essere questo il motivo per il quale una banca tutto sommato piccola e molto regionale sia annoverata insieme ad altre grosse banche, perché ci sono Sì. grossissimi interessi legati alla curia qua. Sì. Allora, ripeto, dopo le vediamo, queste cose strane. In questo documento ci sono effettivamente, l'ho già notato anch'io, delle cose piuttosto strane e anomale di cui vedremo sulla cover page, va bene? E quindi io ve lo presento così com'è, solo per una riflessione, per un approfondimento. Se volete tutto il documento ve lo giro. Io se posso, sì, questo penso di poterlo fare, se vedo che soprattutto interessa a qualcuno posso tradurre, lo si può fare con Google, no? Il testamento di Marcos, cosiddetto fatto in filippino, lui l'ha voluto fare in filippino. Vi dico una cosa, magari che così lo sapete, che però io tratto nel libro, perché l'inglese si presta alle interpretazioni della lingua, quello che si chiama legalì, che io affronto nel capitolo 8, col famoso discorso fatto dalla regina d'Inghilterra, che non avrebbe mai giurato per la corona. Sapete che il re dell'Inghilterra fa un giuramento ai cittadini alla Commonwealth, no? Non l'avrebbe mai giurato perché non lo poteva giurare, sempre spiegato nel capitolo 3 della trilogia. Se uno purtroppo non legge il capitolo 3 della trilogia, ovviamente magari fa un po', scusate, tutta la trilogia, in alcune circostanze fa fatica a seguirmi. Si parla di legalì, cioè è risaputo che quando uno è un uomo d'affari in America, qualsiasi tipo di contratto, qualsiasi tipo di transazione importante deve fare, lo deve fare in presenza dell'avvocato. Non può fare da solo un contratto. Se uno che ha una grande esperienza lo può fare, un avvocato ovviamente se lo può fare, però in linea di massima non si fa, perché in inglese c'è il legalì, cioè te scrivi, leggi le cose in una maniera, no? Te le leggi e le leggi e gli dai l'interpretazione alle parole normali secondo il significato che secondo te hanno, ma dal punto di vista legale il contratto si legge in un'altra maniera, è scritto in quella maniera lì e dice un'altra cosa.
Quindi te magari sei convinto di aver comprato una cosa e invece non l'hai assolutamente comprata, magari hai comprato l'utilizzo di quella cosa. Ecco, fatto per fare un esempio banale, semplice. Quindi bisogna stare molto attenti. E lui dice questa cosa giustamente nel test, dice no, per evitare problemi con l'inglese io lo voglio fare in filippino, ve lo posso tradurre in filippino, resta in inglese, basta tradurlo in italiano, ma si capisce, sono cose anche tecniche, si capisce anche abbastanza bene. E si fa l'idea che vuole, io non c'ho a vendervi niente come sempre, io ho soltanto proposto questa cosa. E adesso arriviamo al discorso che vi dicevo della pagina. Allora, se voi ve l'andate a vedere, chi ha il computer, lo invito ad andarsi a vedere proprio la cover page, quella che ho caricato ieri, perché almeno si segue un pochino meglio. C'è qualcuno che può fare questa operazione? Io sono molto limitato nei miei interventi. Sì, Perché? sto guardando io. Bravo, bravo. Così la vediamo insieme. Se c'è qualcuno che ha il computer, si può andare sul canale, l'ho postata ieri, si fa clic sopra e la apre, va bene? E io sono molto limitato nei miei interventi, perché chi mi conosce sa che io faccio sempre il lavoro col supporto visivo, no? E cito sempre le fonti quando è possibile. In questo caso, nei miei interventi su Telegram, purtroppo devo solo parlare. Allora, ce la fai, Andrea? No, non ti voglio mettere in difficoltà, ma ce la fai a leggere quello che c'è scritto? Allora, vabbè, il mio inglese è pessimo, comunque. Insomma, the committee of, poi c'è il numero 300, mi pare che sia THRU, la seconda piccolina, sì, Vuol true, dire attraverso, attraverso. attraverso, the United Nations Organization, poi c'è scritto awarding this treasury certificate of the people of the Philippine Island, represented by ASBEP Group of Company e Bank of ASBEP, qualcosa del genere, with International Registry. Poi c'è un numero, passed, qualcosa del genere, c'è il timbro, e poi basta, questo mi pare che c'è scritto. Io Che questo cosa vedo. c'è scritto, scritto nel timbro? Ricevuto da UN Mail Room 10 Allan Alberto, febbraio 20 febbraio 2007, più o meno questo. Benissimo, ti ringrazio. Allora, qui praticamente dice questo documento, non si legge in alto, il Comitato dei 300, ora poi vi dico, attraverso ufficialmente c'è scritto The United Nations Organization, uno leggendo così pensa che siano le organizzazioni delle Nazioni Unite, no? Le Nazioni Unite. Dice, produce, o vuol dire, produce questo certificato del tesoro per le persone delle isole delle Filippine rappresentate in questo caso, che sono rappresentate in questa circostanza da quella banca di cui vi dicevo prima, no? ASBLP, che poi è anche una holding, compagnia, una holding, cioè una finanziaria, che è la banca del re Anthony Santiago Martin Junior delle Filippine. Quindi, è una cosa che esiste ancora, no? Perché il garante di questo documento, uno dei garanti, è anche una persona autorevole, una persona che esiste, che ha una posizione, che rappresenta una nazione, fa parte della internazionale, una persona veramente rispettabile, diciamo. Partiamo dall'inizio. Allora, Comitato dei 300, c'è qualcuno che sa che cos'è il Comitato dei 300, per caso? Non ha mai sentito parlare?
Allora, il Comitato dei 300, ripeto, il Comitato dei 300 che io presento marginalmente, perché ha troppe cose da dire, me lo prendo subito, il Comitato, l'ho visto anche ieri sul mio ebook, no? Sul mio formato ebook. Diciamo così. È un comitato di cui parlò negli anni 60-70 un autore che si chiama Dr. John Coleman. Dr. John Coleman faceva parte dell'M16, quindi servizi segreti inglesi, e a un certo punto iniziò a dire queste cose. Parlò di queste famiglie, di questi soggetti che chiamò Comitato dei 300, che erano coloro al comitato, diciamo, che gestisce poi il mondo, un po' più, un po' meno. Le cose importanti passano da questi comitati. Poi, naturalmente, lo sapete, ci sono tutte le organizzazioni, più o meno segrete, tutte le varie istituzioni, però gira e rigira anche queste istituzioni sono poi sempre le stesse persone, no? Allora, all'interno, solo per curiosità, questo io lo presento a pagina 128 del capitolo 4, chi lo vuole andare a vedere, ci sono un po' tutte queste cose, credo, importanti, più rilevanti ci sono ovviamente nella trilogia, no? Allora, gli italiani presenti nel Comitato dei 300, ora non lo so la data, questa qui sarà intorno agli anni 2000-2010, erano Giuliano Amato, Andreotti Giulio, Berlusconi Silvio, Bonino Emma, Cicchitto Fabrizio, Stefano Delle Chiaie, Colonna di Pagliano, Marco Antonio, Duca di Pagliano, Duca di Pagliano, John Elkann, Vittorio Emanuele, Principe di Napoli d'Italia, Mario Draghi, poi qui c'è Massimo Brancaccio, Fabrizio Tedeschi, Principe di eccetera, eccetera, Massimo Stefano, Principe di Roccasecca di Volsci, Laiano Giovanni, Cardinale, Francesco Ruspoli, Principe di Cerveteri, Sigismondo, Granduca di Toscana e Arciduca d'Austria. Può darsi che ce ne siano degli altri, però questi sono quelli che io ho poi ufficialmente messo dentro. E quindi c'è anche, non è curioso trovare uno come Stefano Delle Chiaie all'interno del Comitato dei 300? John Elkann, sapete, no, adesso è proprietario della Fiat, va bene, famiglia Elkann, va bene. Silvio, il buon Silvio, ovviamente per pararsi davanti e dietro deve far parte di queste organizzazioni e va bene così. Ecco, e questo comitato viene fuori, è l'evoluzione della British East Indian Company, fondata nel 1727 dall'elite britannica e non solo. Ricordatevi che quando si dice elite britannica si deve intendere Commonwealth, si deve intendere sempre Vaticano. Ed è noto come Olympians. Negli Olympians c'era la famiglia reale britannica, quella olandese, la casa degli Asburgo, gli Halifax, Winston Churchill, Cecil Rhodes, George Bush. Aldous Huxley, scusate, non so come si dice Huxley, Henry Kissinger, David Rockefeller, Giuseppe Mazzini, Wells, Bill Clinton, Bill Gates, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tanti altri, ho messi qui i più famosi. Ecco, questi soggetti sono Comitato dei 300. Quindi questo documento, vedete, l'ufficialità di questo documento, in questo senso, è data dal Comitato dei 300, perché il Comitato dei 300 è quell'organizzazione unite che riconosce il trust. Vedi, arriviamo al punto, no? E quindi riconosce la proprietà di questo, il legittimo proprietario, il trustore e tutta sta bega qua. Ora poi però sotto c'è scritto The United Nations Organization. Attenti. Che come ho spiegato tante volte nei miei interventi, nel legalì, ma questo succede anche in tutto il mondo, le organizzazioni unite sono una società, va bene? E si chiamano United Nations con la S, perché sono le nazioni che sono unite, no? E ci deve essere la S.
Levare la S, e loro l'hanno messa, poi hanno anche aggiunto il THE, che non c'è nelle Nazioni Unite, e l'organizzazione che non c'è nelle Nazioni Unite, perché sono cose aggiunte, quindi ci sono tre cose diverse. L'articolo, l'omissione della S e l'aggiunta di organization costituiscono di fatto una società diversa. Niente a che fare con le Nazioni Unite. Niente, nulla, è come dire, non lo so. Massimo Guerrieri, guardate, fate la ricerca su Massimo Guerrieri, ci sono diversi omonimi, passiamo soggetti, sono 7-8 in Italia, non so, tipo, ognuno è diverso, eppure abbiamo lo stesso nome. È la cosa opposta. Si usa lo stesso nome per individuare, ma in simile, ma individua nella sostanza due entità completamente diverse e molto probabilmente scollegate l'una dall'altra. Quindi a questo punto la domanda che ci dobbiamo chiedere è: com'è possibile che abbia fatto un errore di questo tipo su un documento così importante? Ve lo dico io, è impossibile. Che a livello professionale non è possibile fare un errore di questo tipo. Quindi tutte queste cose che vi dico, nella sostanza esistono, certo che esistono, l'ORE esiste, il Trust esiste, l'United Nations Organization esiste ed è. E fa parte, come vi ho sempre detto in passato, di una società segreta, non segreta intesa come fraternità, una società che viene utilizzata in questo caso come Nazioni Unite, probabilmente anche con scopi similari per certi aspetti, ma che non ha niente a che fare con le Nazioni Unite. E questo rimane ancora più evidente quando si vanno a vedere le firme dei vari firmatari, dei vari presidenti, quello che vi dicevo, no? Dei primi ministri, delle banche, perché tutti loro sanno che non stanno firmando per le Nazioni Unite vere, ma stanno convalidando un documento utilizzando una delle organizzazioni, delle compagnie, tra virgolette, segrete che seguono l'agenda del nuovo ordine mondiale e che comunque sono al 100% consapevoli di quello che stanno facendo. Buongiorno a tutti, Ecco, buon sabato. buongiorno. Buongiorno. Ecco, c'è qualcuno che ha domande? Non so se mi sono spiegato. Avete capito, Walter? Hai capito quello che ho detto? Avete capito, no? Oppure Ah, no? ecco, scusa, avevo. Sì, avevo il microfono staccato, scusa. E sai cosa stavo guardando? Perché mi incuriosiva il fatto che nel comitato dei 300 ci fosse Stefano Delle Chiaie, ma in effetti tutto torna perché il periodo della pensione cosiddetto alla fine è venuto ben fuori che era gestito anche dalla politica, quindi erano strumenti al soldo di qualcuno. E stavo leggendo la biografia di Stefano Delle Chiaie mentre tu parlavi e ho visto che è stato impegnato anche in Francia, in Spagna, in Cile, è sempre ben protetto comunque. Esatto. E credo, mi sembra di aver letto, che mi hanno detto, facesse parte anche della P2. Ovviamente tutti questi personaggi italiani fanno parte, tutti questi che ho menzionato un po' meno fanno parte della P2. Berlusconi, Andreotti, fanno parte anche dell'ordine Piano, che è un ordine abbastanza segreto all'interno del Vaticano, che è proprio dell'elite. E qui c'è anche D'Alema, personaggi anche dell'opposizione, no? Chi sta a fa D'Alema, cioè comunista, che ci sta a fa D'Alema in un ordine sostanzialmente cristiano, no? Cattolico. Altre domande, altre considerazioni? Ecco, se noi non abbiamo questa capacità di analisi, no? Che parte dall'osservazione, che parte dalla conoscenza, come vi ho detto tante volte, dei simboli, del significato delle parole, dei segni, dei cyber, della numerologia, e noi non cogliamo questi aspetti.
questi piccoli dettagli e quindi ci possono far credere tutto quello che vogliono. Ci possono dire tutto quello che vogliono, le cose ci entrano da una parte e ci escono dall'altra. Noi li abbiamo peraltro delegati a rappresentarci, quindi lo fanno i porci comodi e va bene così. Capite? Ora, non mi voglio dilungare troppo perché ci sto ancora lavorando, vi ho già detto il discorso delle banche, ma quando poi si va, insomma, si scende in basso il documento delle banche, poi inizia l'elenco dei, come vi dicevo io, dei primi ministri, no? Voi andate a vedere, fatto insomma un'analisi, si chiamerebbe forense, molto veloce, anche delle firme, delle date, corrispondono tutte, quindi che questo documento sia un documento completamente falso mi sembra una cosa che richiede veramente uno sforzo dell'intelligence assoluto, perché uno si deve mettere lì, prendere tutti i nomi e vedere che corrispondano nel 67, che fossero magari quello che fosse primo ministro sicuramente, che poi deve andare a prendere la firma che faceva, ce la deve mettere mette sopra nel documento. Cioè, una cosa abbastanza difficile da fare, direi sinceramente impossibile. E quindi, dopo come vedete, in Italia c'era Padoa-Schioppa, no? Andate a controllare, Tommaso Padoa-Schioppa nel 67 era il presidente, che era il presidente, faceva parte del comitato esecutivo dei 300, Padoa-Schioppa, perché c'è una lista ufficiale dei 300 e poi credo di aver capito, ci sono coloro che hanno, diciamo, la firma legale, no? In questo caso, per esempio, per la Banca Mondiale, il presidente era Wolfowitz, Paul Wolfowitz, e ha firmato lui. Quindi direi che almeno sotto questo punto di vista tornerebbe tutto. Ecco, l'intervento nella prima parte oggi lo voglio dedicare, abbiamo già parlato un bel po', a questo documento qui, ci ritorneremo sopra, devo assolutamente. Ne parlavo ieri con Walter, no? Per preparare un intervento, tante volte io ci impiego 3 o 4 giorni a metterlo insieme. Ora, tante volte io magari dico le cose, dice sì, fa le cose facili. No, le cose facili non esistono. E non c'è niente di male, siccome si parla di oro, ieri con Walter accenna un attimino a quello che abbiamo detto. Si parlava, poi ti lascio la parola. Si parlava di un altro gruppo che collabora con Avesta, e ovviamente non vi dico niente, però un altro gruppo che non riesce a fare il lavoro che facciamo noi, almeno nella stessa qualità e quantità. E io ho fatto presente, ho fatto un po' di domande, perché questi ragazzi magari di grande volontà, no? Di grande, che posso dire, motivazione, eccetera, eccetera, ma probabilmente sono ragazzi che non sanno l'inglese, che non possono approfondire niente di quello che riguarda l'oro, la storia dell'oro, tutte queste cose qui, perché sono quasi cose tutte scritte in inglese, no? E anche i libri sono quasi tutti in inglese, in linea di massima, a parte questo qui ultimo che mi hanno regalato, è un libro in italiano, ma è un libro di immagini, è un libro di storia, ecco. E quindi non possono approfondire più di tanto, però per mettere insieme un intervento in cui ti fai vedere le immagini, anche quando faccio un intervento semplice con Ubaldo, io magari le cose ce le ho già nel computer, ma mi devo mettere lì, ecco, alcune le devo creare, le devo presentare per fare tutta una presentazione. Quindi quello che voglio dire è questo, che non deve sorprendere se Avesta adesso mi ha invitato a partecipare a ottobre ad una riunione perché sono risultato. Ora spieghi tutto te, Walter, perché a me queste cose, parlare di me stesso, mi rompe le scatole. Lo presenti te quello che ti ha mandato Avesta, lo spieghi per benino. Mi ha convocato per andare a parlare là perché abbiamo ottenuto, grazie anche alla collaborazione preziosa di Walter, certi risultati. Ma c'è un certo lavoro dietro. Questo che vorrei farvi capire. Adesso mi fermo qui, approfondiamo un attimino questo argomento, Walter,
ti lascio la parola e fai una presentazione molto semplice delle comunicazioni che abbiamo poi anche io ricevuto da Westa circa l'invito per partecipare a questo evento. Prego. Ecco, saluto tutti quanti, anche quelli che si sono aggiunti dopo. Buongiorno, Buongiorno Stefano. Allora, qui non abbiamo la temperatura di massimo e rispetto a quello che si sente dire l'Italia nella morsa di fuoco, siamo sui 24-25 gradi, si sta benissimo, c'è effettivamente un acquazzone al giorno, ma rinfresca e si dorme con la copertina volentieri. Detto questo, parliamo invece adesso di questo evento che è la prima volta che Westa lo sta organizzando e per cui ancora non ne conosciamo molto i dettagli, ma di fatto si tratta di un evento che hanno organizzato per far incontrare le strutture, comunque i 20 soggetti più attivi e di maggior successo nell'arco di quest'anno, dell'inizio di quest'anno, cioè da gennaio ad agosto, e quindi hanno preannunciato che il 19-20 ottobre ci sarà questo evento. Gli invitati sono soltanto 20, quindi i migliori 20 delle varie strutture di Ovesta. Considerando che Ovesta, ad esempio, in Romania distribuisce i propri servizi tramite le poste, quindi è una cosa molto capillare, ma forse la Romania non è così ricca come potrebbe essere l'Italia o altri stati come la Germania, anche così via. Però, voglio dire, ci sono delle strutture veramente importanti, ma quello che vogliono premiare è proprio il tipo di attività, di informazione, di impegno che è stato messo, che ovviamente l'impegno ha comportato anche il raggiungimento di buoni risultati. Ed ecco perché con Max siamo in questa, chiamiamola, elite. Rispetto al discorso che che diceva prima Max, cioè dell'altro gruppo che sto seguendo e sto appoggiando qua a livello italiano, che non riesce a ottenere grandi risultati. Abbiamo fatto questa analisi ieri con Max ed effettivamente è un approccio forse non più al passo coi tempi. Con la proposizione di servizi o di soluzioni, diciamo così, perché si basa su uno schema molto classico e datato oramai, che è quello della presentazione, cioè quello che io faccio nei miei interventi qua il sabato con Max, cioè una veloce presentazione come funziona la resta, i depositi, i piani di risparmio, Royal Class. E così via. È una cosa velocissima, che non è una presentazione, ma serve a dare un'idea. Poi, nell'ambito, come dice sempre il dottor Max, di una consulenza individuale gratuita, vengono spiegati i dettagli e viene cercata la soluzione, più idonea per il singolo cliente interessato a tutelarsi mediante un proprio deposito in oro fisico. Per cui questi passaggi che con questo gruppo vengono fatti, cioè di presentazione che è abbastanza fredda e ripetitiva, dove si dovrebbe dare un'idea un po' più approfondita, ma non nell'ambito di un colloquio individuale, evidentemente non ha successo. Quindi c'è un problema di modalità, un problema di struttura che non sta portando ai risultati che questo gruppo vorrebbe. Io ho provato anche a dare qualche suggerimento in più, però
Però, giustamente, fare un qualcosa come fa Max, cioè argomenti che abbiano un interesse per qualcuno, magari per altri non hanno interesse, ma sono ogni volta degli argomenti nuovi che vengono affrontati, che vengono approfonditi e che richiedono una preparazione e un lavoro prima di potersi mettere in linea. E discuterne con le persone. Questo è un lavoro che rende più interessante e vario il contatto. Dopodiché si parla di vari argomenti. Se la cosa è monotona, probabilmente è più facile che porti a stancare, ad annoiare. E probabilmente a non comprendere in effetti la valenza che c'è in quello che si fa, in quello che si dice, e il consiglio, il suggerimento che si dà in questo caso, che sta avendo per conto mio un'importanza fondamentale, quasi a livello di educazione finanziaria, ma il concetto dovrebbe essere per conto mio proprio questo. Non tutti lo capiscono, non tutti lo fanno, per cui i risultati sono anche molto modesti, in moltissimi casi. Però, per fortuna, non è il caso nostro e quindi c'è questo grande evento che sarà, sicuramente dopo l'evento. Purtroppo, anche qui c'è da dire una cosa, che io per un precedente impegno che mi porta via dall'Italia non sarò presente il 19 e 20 ottobre, ma conto tantissimo sul fatto che Max rappresenti il nostro impegno al meglio, come sempre ha fatto, e soprattutto avere poi da lui direttamente le impressioni e un resoconto di come è andata questo evento, che ritengo sarà veramente molto molto interessante. Non ho esperienze precedenti perché è la prima volta che Ovesta lo organizza, ma sono convinto che sarà una cosa veramente bella, interessante e di altissimo livello, per cui con un tantino di invidia penso che Max si divertirà. Max, ti rilascio Volevo la parola. fare un secondo una Prego. domanda al dottor Max. Ma allora, questo evento, quindi questo invito, è una cosa privata e professionale o diciamo verrà comunque diffuso? Posso dirlo No, io, chiaro, io sarà quando sono certo di ma andare, prego. Vai, avanti, vai, vai. No, è un invito personale. Immagino che dopo l'evento verrà dato risalto all'evento che si sarà svolto. Immagino, perché in passato è già successo per altre cose organizzate, non a livello chiamiamola di propaganda, ma nel sito di Ovesta ci sono, o c'erano perlomeno nel reparto foto, delle immagini di alcuni eventi che erano magari le presentazioni quando c'è stato la presentazione della Royal Class, prima che ci fossero i depositi, i piani di risparmio Smart Business Premium. C'era un altro modello di accantonamento, per cui quando si è passati da uno all'altro, mi sentite? Mi sentite? Sì, ti stavo ascoltando, Walter, grazie. Sì. Per cui quando c'è stata la presentazione, quindi in Italia, in Germania e così via, hanno fatto delle foto e quelle foto le hanno poi anche pubblicate sul sito di Ovesta. Io immagino che questo, che è un evento, mi sa veramente importante e di stimolo anche per chi volesse collaborare
con Aovesta, credo che sicuramente ne verrà fatto poi un reportage anche fotografico. Però io confido tanto su Max per avere le informazioni di prima mano. Grazie per la risposta. Prego. Dunque, diciamo questo, che abbiamo saputo che io in questa lista, si parla appunto di 20 soggetti, insomma di 20 aziende, 20 produttori, io risulterei al sesto posto. Ovviamente il sesto posto si considera che io sono in Tanzania, non ho contatto con nessuno, non posso fare presentazioni dirette. Abbiamo iniziato con Walter circa 3 anni fa con zero budget, Walter. Cioè, proprio abbiamo organizzato così a parlare con Ubaldo Procio, partiti Sì. come si dice alla buona, senza grandi investimenti. E sono molto contento perché qui ci si deve confrontare con persone che lavorano a livello internazionale. Però io mi accontento, ma poi non mi accontento mai. E vorrei presentarmi, siccome c'è ancora un mese, qualche giorno di tempo, perché scade il termine scade a fine agosto per fare raccolta, no? Vi dico che io vorrei essere sul podio, no? Almeno tra i primi tre. Ora noi stiamo lavorando per cercare di capire i numeri veri degli altri colleghi, in un certo senso, e vedremo. Però se c'è qualcuno, arrivo al punto, se c'è qualcuno in questo momento che vuole comprare dell'altro oro, considerando anche il fatto che il prezzo dell'oro è piuttosto contenuto, va dai 62 in questo momento in dollari, vi dico in dollari, è 63,70. Che poi in euro corrispondono a, ve lo dico subito perché molti di voi giustamente seguono l'euro, corrispondono a 56,65, 653. È un prezzo ancora buono, decente, dico. Magari ecco, se qualcuno vuole fare un altro piccolo versamento, naturalmente saremo molto grati, anche perché dopo tutto questo risultato, sia che si rimanga al sesto posto, che sia che rimanga al terzo, ovviamente sarà utilizzata a livelli promozionali, soprattutto per trovare collaboratori. Ecco, mentre sono molto contento del lavoro fatto io direttamente in team con Walter, devo segnalare che purtroppo abbiamo ufficialmente 4-5 produttori. Però non fanno assolutamente niente. E sapete perché non fanno niente? Non fanno niente perché non studiano. Non sanno niente, non fanno niente perché pensano di produrre, di promuovere questa cosa qui da soli, e non si può promuovere una cosa così da soli se non si fa un corso, un training di approfondimento. E io queste cose noi le facciamo gratuitamente. Quindi se c'è una lacuna ancora o una nota, ecco, non troppo positiva che devo far notare, è proprio questa. Nonostante io abbia cercato in tutte le maniere, non tutte le maniere, però ripetutamente, di postare su Facebook l'annuncio che cerchiamo venditori, è anche un momento particolarmente favorevole, come vedete, no? Perché stiamo facendo piuttosto bene nel promuovere l'oro come alternativa in vista del grande reset. In Italia, evidentemente, le persone già sono stramaledettamente ricche, che non hanno bisogno di fare promozione dell'oro. Non lo so che pensare. Ecco, cercheremo di colmare anche questa lacuna. Vorremmo essere personalmente affiancati non da molti, ma da due o tre collaboratori validi che riceveranno tutto il supporto possibile e immaginabile, ma che devono però seguire la metodologia e il corso di formazione che, per fortuna loro, io credo di avere anche competenza, più che Ma vedi, competenza. Max, allora, secondo come la penso io, no?
Allora, tanti vorrebbero saper fare il tuo lavoro, in realtà tu lo fai da anni, tanti si improvvisano, a fare il tuo lavoro, capisci? Questo è, secondo me. Va bene, questo io capisco, non è che ora è evidente, Quindi no? non Poi è che possono avere le tue stesse però questo. magie, capisci? Come? Sì, Quindi, no, ti secondo capisco. me, a mio modesto parere, non possono avere le tue stesse basi, visto che tu lo fai da No, anni. ma allora, io com'è che sono arrivato a questo livello, Stefano? Sono arrivato a Guarda, questo livello l'hai nel spiegato mio varie piccolo. volte come. E sono arrivato a questo livello nel mio piccolo, perché io non sono nessuno, con l'applicazione, studiando. Io ho 65 anni, ma come vedete continuo a studiare. È l'unica via possibile. Capite? Poi io mi sono inventato questo settore dell'oro, non esisteva mica 4 anni fa. 4 anni fa, 3 anni, anche 3 anni fa, prima della pandemia, che non c'era nessun tipo di problema, avresti detto che adesso sarei stato nel 2023, sarei in Tanzania e mi sarei occupato d'oro, ti avrei detto, ma te sei pazzo, cioè che cazzo dici? Vedete, però io me le sono inventate queste cose, che ci vuole anche un po' di creatività. Non scoraggiate, sono molte persone che mi dicono, sai, ma anche io sto cercando di promuovere l'oro, ne ho Ma parlato con i miei guarda amici che, e tutti mi dicono, no, non mi interessa, non è questa la maniera ma di guarda, porre le cose. Ci sono delle tecniche. Dai, Max, allora, dai, anche io dai, non è che sono un vai. programmatore, anche io non è che sia un programmatore, però mi sono improvvisato, ho fatto dei tutorial, ho seguito dei tutorial e qualcosina ho imparato. Capisci? Esatto, c'è da applicarsi. La prima cosa che fai quando entri in un'azienda in America seria, ti fanno il training, ti fanno il corso di formazione. Tutte le aziende serie fanno così. Tutte. In Italia si fanno corsi di formazione? Rarissimamente si fa un corso di formazione. La mentalità è la mentalità che deve cambiare. Quindi, siccome poi il grosso del lavoro lo si deve fare noi, perché quello che chiediamo a un produttore nella sostanza è quello di incuriosire l'amico, l'amica, il parente o chiunque sia, incuriosirli e poi farli parlare con noi, perché loro non hanno ancora la preparazione e il linguaggio per spiegare tante Il cose. problema Certo, un minimo di dell'Italia collaborazione ci vuole, ma se può. e dei corsi formazione in Italia è che ti danno le basi gratuitamente, poi ti dicono, se vuoi approfondire lo fai a pagamento. Cioè, capisci come funziona? Allora, Stefano, non sto parlando dei corsi di formazione in genere. Io sto parlando dei miei, dei nostri. Il corso di formazione mio include tutte le tecniche e le informazioni relative all'oro, molte delle quali tutti potete leggere gratuitamente sul sito ambienteaperta.net, perché vi leggete bene bene il report. E avete già quasi tutte le informazioni di cui avete bisogno, almeno per argomentare un po' l'argomento. Però le cose poi vanno digerite, non basta leggere una volta solo. Quando si parla di Federal Reserve, bisogna andare a vedere che cos'è la Federal Reserve, perché poi ti chiedono: ah, ma quando mi dice la Federal Reserve nel 1913, ma che cos'è la Federal Reserve? Ti fanno una domanda banale così, non la sai e perdi subito il contatto. Cioè, bisogna approfondire le cose. Oltre a questo, riceveranno gran parte di tutte le informazioni che ricevono in uno di quei corsi che dicevi te a pagamento, io ho fatto prima i corsi di formazione all'IPSOA 40 anni fa sulla programmazione neurolinguistica, su tutte queste balle qui dell'America, scusate se le chiamo balle, alcune cose sono interessanti, altre sono delle puttanate americane, va bene? Però riceveranno anche un corso di formazione non formativo a livello di base, a livello manageriale. Ora, se però si fa fatica a approcciare una cosa, a capire la necessità di un corso di formazione, e guarda, qui c'è lo stesso problema in Tanzania.
questi ragazzi, queste ragazze non capiscono che fanno la fame e io gli chiedo, ma secondo voi perché, tra virgolette, non avete soldi, vi lamentate? No? Non si lamentano tanto, è proprio per dire non riuscite a trovare un posto di lavoro che veramente guadagnano delle cifre ridicole, no? Una cosa ridicola. Mi guardano così, non mi danno mai risposta. Guarda, c'è una parola sola che fa la differenza. Educazione. Te non riesci, ti spiego, io cerco di spiegare. Non riesci ad avere un buon stipendio perché non hai l'educazione nel settore nel quale operi. Quindi cerco di motivarli o motivarle, o do anche delle piccole borse di studio. Non dico niente a nessuno, ve lo dico adesso così perché non faccio tanta pubblicità di queste cose che faccio. Va bene? Per farli studiare l'inglese, per fargli fare un piccolo corso all'università. Però purtroppo anche qui c'è un tessuto, poverino, ancora più disastroso. Ma il problema fondamentale è che non c'è l'attitudine giusta, secondo me l'approccio giusto, nel portare avanti le cose. E ora non voglio adesso, basta, finito. Volevo dire, quindi ritorno a quello che dicevo, se qualcuno vuol dare un piccolo contributo comprando oro, questo è il momento favorevole perché io mi vorrei presentare, se possibile, a Monaco, diciamo possibilmente tra i primi tre, perché io mi accontento, però non mi accontento mai, eh. Perché io se sono sesto, se sono sesto quest'anno va bene, ma il prossimo anno voglio arrivare secondo, voglio arrivare primo, perché non bisogna sempre darsi degli obiettivi, degli stimoli, no? Benissimo. Avete domande, considerazioni? Abbiamo fatto quasi un'ora, si potrebbe fermare anche qua oggi. Vi volevo leggere un altro articolo, vi volevo leggere un altro articolo di un autore, ma magari ve lo leggo un'altra volta. Insomma, tanto sono questi attori americani che fanno sempre l'analisi del mercato, i tassi di interesse della Federal Reserve sono aumentati per combattere l'inflazione, quindi automaticamente dovranno essere pagati più interessi, questo farà saltare le banche, è tutto un casino in questa maniera qui. Tutti gira, 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 sono tutti i soliti discorsi, almeno per me. Allora, vedo che Erika ha postato il comitato dei 300, ora sto facendo, sì, sto profondo, ho già fatto tutta questa ricerca, non ho parlato nella trilogia, però sono abbastanza aggiornato. Questo signore di cui hai postato te, Walter Rathenau, è un ebraico, è presente nella trilogia, tanto per cambiare. Era un grossissimo imprenditore tedesco. E ovviamente per essere iniziato, ovviamente per essere ebraico, per essere a quel livello lì, ne devi sapere le cose. Lui a un certo punto ha scritto un libro nel quale ha denunciato, non in maniera così eclatante, ha denunciato questa cosa. Sono andato su tutti i siti dove scarico gli articoli, purtroppo non ho trovato l'originale di questo opuscolo, di questo intervento che lui ha fatto su una rivista dell'epoca. E quindi mi sarebbe piaciuto presentarlo, che è stato lui il primo che ha denunciato questa cosa qua. Sì, ho visto che è stato ammazzato, infatti nel 1922 è Sì, stato ucciso. esatto, brava, me lo sono scordato. Lui a un certo punto, evidentemente, non ha, non è sottostato alle regole di segretezza, ha detto una cosa che non avrebbe potuto dire, nonostante fosse un pezzo grossissimo, la famiglia più famosa, lo tenia, non è. Nella cantieristica avevano treni, leggete, è scritto tutto nel capitolo 4 del 4, sì, della trilogia. È stato poi fatto fuori, quindi succede quasi sempre così. Quando non sono autorizzati, quindi tutti quelli che vedete, che vi parlano, che vi dicono tante cose e che poi andate a scoprire, andate a vedere, scoprite che sono massoni, sono tutti degli intrattenitori, d'accordo su quello che devono dire, cioè hanno un'agenda opposta ai media, fanno finta insomma di essere dall'altra parte, ma in realtà sono dei doppi traditori. E fanno la funzione, esattamente la stessa funzione che fa
è questa organizzazione che si spaccia come Nazioni Unite, che non ha niente a che fare con le Nazioni Unite. Vedete com'è sempre complesso il mondo? Il mondo nostro è il mondo delle Nazioni Unite, quelle tra virgolette vere, ma il mondo vero, coloro che guidano il mondo, sono quelli che hanno sottoscritto i documenti di United Nations Organization, che poi in inglese è anche un errore abbastanza banale, non so per quale ragione ha fatto così, perché doveva essere molto simile a Nations con la S, perché United implica un plurale, no? Cioè, United implica l'unione di almeno due nazioni, di almeno due organizzazioni, non può essere seguita da una parola al singolare. Quindi c'è anche un doppio problema qua, c'è anche un problema di grammatica inglese. Però tanto loro se ne fregano, perché chi è che nota queste cose qui? Il dottor Max della Tanzania, chi se ne frega? Ecco, quindi cercate di utilizzare al meglio anche queste cose che vi dico io nell'analisi, nell'attenzione, quando vi dicono le cose, di fare un po' di ricerca anche per conto proprio. È l'unica cosa che si può dire. Avete altre domande in finale? Chiusura? Nicolino, buongiorno, scusami, eh. Stavo parlando, non vuoi Nicolino? So che mi segui da un po' di tempo, benvenuto. Hai per caso delle domande? Trick lo stesso, è già un po' che non ci sentiamo. Vi ho detto il discorso dell'oro, vi ho detto il discorso insomma, è un momento sempre buono questo, eh? No, il prezzo dell'oro andrà comunque sempre al di là dell'investimento in sicurezza. Andrà sempre in su, non vi state a preoccupare troppo, sarà sempre apprezzato, soprattutto si apprezzerà nel momento in cui si va verso il grande reset. Se avete bisogno di diversificare, avete dei soldi in banca, state attenti a tenere i soldi in banca, avete 20, 30, 35 mila euro che insomma anche in titoli, in azioni che non siete tanto sicuri, mettete in contatto con me o col dottor Manca, se non avete il telefono mi contattate. Mi potete contattare tramite Telegram oppure scrivermi a mmguerrieri@yahoo.com. Mi metto in contatto, se avete le domande me le chiedete, una volta che siete pronti, vi metto in contatto con il dottor Manca e vi levate un pensiero. Via, facciamo così, levate un pensiero. Avete domande? Marina, buongiorno. Ciao, scusami, non ti avevo vista. Tutto bene? Buongiorno, sì, grazie, grazie. Prego, prego. Allora, va bene, ecco la nostra. Più che domande, una constatazione, vorrei fare. Allora, spesso e volentieri, da quando esistono i Bitcoin e quant'altro, no? Allora, vengo più volte contattato su Telegram da persone che mi propongono questo discorso del Bitcoin. Allora, ammesso e non concesso che ho studiato il discorso del Bitcoin ancora prima che mi fosse proposto, quindi so esattamente di che cosa stiamo parlando e l'ho confrontato col discorso dell'oro di cui parla il dottor Max ogni volta. E sinceramente, dalle parole del dottor Max si evince che non c'è paragone, onestamente detto. Quindi è inutile che me lo propongano, questo voglio dire. Grazie Benissimo. Stefano Ti della ringrazio, Stefano. condivisione. Prego. Anche perché io ho il brutto vizio, il dottor Max e il dottor Manca, Sì, vabbè, di loro dire vabbè, tutto ciò che come anche a penso. me ogni tanto mi mandano questi messaggini e io sinceramente capisco subito quando sono qua.
Tanto è vero che a me l'altra volta una persona mi ha contattato proponendomi il discorso del Bitcoin. Quindi avrai pochi amici, Stefano, vero? Insomma, Non pochi avrai ma buoni, tantissimi, sai come sai si dice? come funziona. Sai come si Va bene, dice? Pochi ma buoni. allora, dunque, avete altre domande? C'è nessuno che ha qualche altra domandina, anche di un argomento diverso, eh? Ciao Max. Ciao Max. Mi sentite? Sì, io sento, ma Sì, chiedo se esatto. non abbia problemi No, di discorso del collegamento. Ciao Bitcoin, Walter, ciao. posso fare questa considerazione qua, no? Quando ho iniziato a fare in chiusura, quando ho iniziato a fare i primi interventi. Sì, pronto? Sì, allora sto parlando. Sì, chi è? Non so, ti ha salutato una persona che non so chi sia, onestamente. Ecco, e dicevo, no, dicevo questo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, intervenga pure. Trick, vuoi dire qualcosa? Ah Sì, volevo no, dicevo, quando la sentire. prima volta ne ho, tra virgolette, va bene, tranquillo, va benissimo. Allora, vi ricordate i primi interventi, insomma, forse ricordate. Prego. Trick, non ti Posso? sento. Posso? Sì, no, volevo dire che ero stato. Trick, non ti sento, provo a uscire. Sì, Ecco, prego, ma sì, prego, non ti sento. volevo dire che ero stato assente perché è stato un periodo un po' concitato, ma di voler riprendere il discorso. E tra l'altro ho trovato molto interessante anche quello che dicevi per l'acquisto di terreni e la costruzione di questi, come dire, agriturismi ecosostenibili e quant'altro. Sono monolocali, Ecco, tu saranno. sai benissimo, Max, Sì, che io sono. sono monolocali o Ecco, bilocali. questa cosa mi interessa, sai, perché non so se te l'ho detto, io sono architetto e direttore lavori, quindi è comunque nel mio ramo. E quindi è un argomento che mi ha suscitato interesse, ma avremo modo di discuterne con calma, penso almeno. Va bene, volentieri, con molto piacere, Ecco. certamente. E mi puoi contattare quando vuoi anche per fare una chiacchieratina. Sì, residence, qui i tempi c'è anche qui un po' di burocrazia. Stiamo cercando di iniziare a costruire questo benedetto muro. E siccome c'è da fare la voltura, no? Il passaggio di proprietà che ci vuole circa 3 mesi, stiamo cercando di farlo prima possibile utilizzando il nome del vecchio proprietario. Quindi diciamo, spero di iniziare i lavori a più presto, però c'è questo problema tecnico. Saranno delle piccole unità abitative perché qua a case piccole non ne fanno quasi mai. E uno che si deve spostare, magari anche dall'Italia, che non ha grandi soldi, in pratica non potrebbe comprare niente. Quindi con questa soluzione, con un budget massimo fino a 50.000, massimo, fino a 50.000 dollari, oppure anche meno, molto meno, può comprare un monolocale, anche un bilocale, poi tanto qui si vive fuori, ho detto tante volte, la casa serve solo per dormire, eventualmente un bagnetto, un angolo per cuscinotto e poi si vive fuori qua, si vive sulla terrazza fuori, si vive dietro dove c'è un po' di lavanderia, si va al mare, non si sta in casa tutto il giorno come succede a noi, sempre come se fosse primavera. Ecco, ora qui si Antieuropa parla è già così, non per del tutti, piano ma B, non mi sì. voglio dilungare troppo. Clic, seguimi, ecco. Sì, seguimi anche il mercoledì, perché è il mercoledì dove poi parlo di più di queste cose. Va Se vuoi bene. sentire i miei interventi, il mercoledì sono caricati sul canale, anche sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri, ci sono tutti gli interventi del piano B e poi anche quelli dell'oro, tutti gli altri interventi. Va bene. C'è nessun altro che vuol fare domande? Prego, prego. Quindi ecco, se c'è qualcuno che vuole comprare un po' d'oro. Via, vediamo di darci una spintina in questo momento con fiducia, così poi magari mi danno la medaglia di bronzo anche a me se vado. Mi danno la medaglia di bronzo se vado. Va bene, altre domande?
Va bene, via, va benissimo. Allora chiudiamo qua per oggi. Abbiamo insomma parlato abbastanza, eh? E per l'argomento insomma, che ho presentato oggi lo ripresenterò più avanti, magari in maniera un pochino più dettagliata. Chi vuole il documento me lo dice e glielo mando. In teoria potrei anche caricarlo sul canale perché io non ho nessun problema. È un documento che potete scaricare. Ho fatto fatica a trovarlo, eh? Ho fatto fatica stavolta a trovarlo, però finalmente è ancora caricato su internet e quindi non ci sono problemi. Va bene? Io auguro un buon fine settimana a tutti e vi auguro il Grazie solito appuntamento per mercoledì. Non mi chiudere la anche diretta, a te. faccio io Stefano, Lo fai grazie, tu, per lo fai tu. mercoledì. Franco, Per franco. mercoledì alla stessa ora alle 19 per parlare di Tanzania e Zanzibar e il sabato alle 9 per la consulenza oro. Buon fine settimana a tutti e grazie. Buon fine Ciao. settimana a tutti, ciao a Ciao. tutti. Buon Anche da weekend. parte mia, buon weekend a tutti. Ciao Walter, buon weekend. Grazie Walter, Grazie. a te. Grazie, ciao Stefano, ciao Max. Ciao, ciao a tutti. Buon pranzo.